Chrome, sicurezza parte a Cremona l'esperienza dei gruppi di controllo di vicinato. Vediamo. Parte dal Maristella l'esperienza cremonese dei gruppi di controllo di vicinato, una rete fatta dai residenti del quartiere per prevenire episodi di criminalità, in particolare atti vandalici, truffe e furti in appartamento, piaga quest'ultima di cui la zona del Maris purtroppo soffre da tempo. Giovedì scorso si è tenuta la riunione informativa tra gli abitanti e dalla settimana prossima sarà attivo il gruppo su base volontaria che si occuperà di segnalare alla Polizia Municipale, parte integrante del progetto, situazioni sospette meritevoli di essere prese in considerazione dalla sala operativa dei vigili. Per le comunicazioni è stata predisposta una chat su WhatsApp alla quale aderiscono più di 100 residenti, oltre al vigile di quartiere, al comandante dei vigili Pierluigi Sforza e il suo vice Roberto Ferrari. L'obiettivo è quello di estendere questa iniziativa che in altre città ha funzionato bene anche ad altre zone di Cremona. È morto Gianluigi Romanini, lo storico presidente di Agropolis. Il medico cremonese si è spento questa mattina. All'età di 84 anni, i funerali si terranno lunedì 3 ottobre a Sant'Abbondio. Ieri è inaugurata la nuova edizione di Itinero, il Festival del Cibo da Strada. Vediamo. Cremona la nuova edizione di Itinero, il Festival del Cibo di Strada, ed è subito un successo. A mezz'ora dall'apertura dei coloratissimi truck e apecar con cucina a bordo, tanti clienti in fila per assaggiare hamburger, tramezzini, fritto di mare, gnocco fritto, specialità da tutta Italia e piatti da gourmet in versione street food. In Piazza Roma alcuni tra i più famosi chef itineranti, accompagnati da artisti di strada e musicisti, per una 3 giorni all'insegna dell'alta gastronomia di strada. L'appuntamento infatti prosegue per l'intero weekend. A noi non resta che augurarvi buon appetito! Siamo alle notizie dall'Italia. È morto il patron di Esselunga. Bernardo Caprotti avrebbe compiuto 91 anni il prossimo 7 ottobre. Per espressa volontà di Caprotti, le esequie verranno in forma strettamente privata e per suo desiderio non dovranno seguire necrologi. Due persone sono state uccise in un agguato avvenuto in Vico Cotugno, nel quartiere napoletano di Miano, alla periferia della città. Accanto ai due corpi è stato ritrovato uno scooter. È probabile che le due vittime, Domenico Sabatino, di 40 anni, e Salvatore Corrado, di 37 anni, fossero in sella al mezzo. L'agguato è avvenuto in un'area, quella di Miano, alla periferia a nord di Napoli, che era sotto il controllo del clan Lo Russo, i cosiddetti Capitoni, una potente organizzazione criminale con interessi in svariati settori economici. La polizia di Forlì ha denunciato 41 persone, tutti maggiorenni, tutti albanesi, per favoreggiamento all'immigrazione clandestina aggravato, truffa aggravata in danno di ente pubblico e abbandono di minore aggravato e 25 minori per concorso in truffa. I 25 ragazzi sono arrivati in Italia accompagnati da maggiorenni, spesso genitori o altri parenti, per motivi turistici. Poi si sono presentati ai servizi sociali dei comuni, sostenendo di essere stati abbandonati e di non avere parenti in Italia. La legge impone ai comuni di prenderli in carico, assicurare loro il mantenimento e l'educazione fino alla maggiore età, naturalmente a costo zero per la famiglia. Passiamo alle notizie dal mondo. Stato d'allerta negli USA per l'uragano Matthew, che continua a gonfiarsi e a guadagnare potenza nelle ultime ore. Ha raggiunto la categoria 5 e ora, mentre si muove lentamente attraverso i Caraibi, minaccia la Giamaica, Cuba, Haiti e le Bahamas. E rimaniamo sempre negli Stati Uniti, dove che sono sul punto di sospendere i colloqui con Mosca nel tentativo di attuare l'accordo per il cessate il fuoco in Siria. Lo ha comunicato il segretario di Stato John Kerry. L'amministrazione americana ha ribadito che non userà la forza militare contro il governo siriano, ma Kerry, senza entrare nei dettagli, ha osservato che gli USA dovranno perseguire altre strade alternative per un periodo di tempo, salvo una più chiara indicazione delle parti belligeranti di essere pronte a prendere in considerazione un approccio più efficace.
Siamo alla pagina sportiva e la Mercedes di Lewis Hamilton, la vettura più veloce nelle terze e ultime prove libere del Gran Premio della Malesia. Il campione del mondo ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen e il compagno rivale Nico Rosberg. Quarto tempo per la Ferrari di Raikkonen davanti all'altra rossa di Sebastian Vettel. E a Cremona oggi di scena il Footgolf al Golf Club Torrazzo, ricavato della manifestazione in beneficenza. Vediamo il servizio di Lucilla Granata. Cinque gruppi alla partenza, oltre 130 giocatori impegnati in questa splendida edizione dell'Autumn Cup, di scena per l'intera giornata di sabato al Golf Club di Torrazzo. Tanti ragazzi, ma anche tanti volti femminili per questo sport che sta crescendo e si sta diffondendo, arruolando sempre più appassionati in una disciplina che coniuga l'abilità del calcio e le regole del golf. Un vero spettacolo in mezzo alla splendida cornice del Golf Club cremonese. Se non l'avete mai visto, siete in tempo fino a stasera per fare un salto ed innamorarvi anche voi. E questa per noi era l'ultima notizia. L'appuntamento con TG Chrome torna lunedì, mentre domani, domenica, vi lasciamo alle Good News. Buona serata e buon weekend!